saluto tutti gli amici, conoscenti, parenti. Voglio innanzitutto ringraziare l'editore Donatella De Bartolomeis perché è uno dei pochi editori che fa pubblicare senza pagare. Allora, perché pubblicare senza pagare? Spero che tu non abbia pubblicato con me solo per questo. Per pubblicare senza pagare, bisogna forse essere anche bravi. Quindi lei mi ha fatto capire che avevo qualche potenzialità, perché fin quando tu paghi, tu non sai mai se sei capace di fare una cosa o meno. Diciamo, con l'editore ho scoperto questo. La ringrazio anche per questo. Ringrazio Paolo Saggese e Armando Saveriano, perché voglio dire, hanno speso chiaramente dietro un dazio da parte mia perché ho dovuto pagare, parole piacevoli e simpatiche. Ringrazio il sindaco per essere... Sei stato pure avaro, tirchio. Mi ha dato, non dico la cifra, perché è vergognoso. 50 euro. E che dovevo? Ne avevo chiesti 500. Allora, sono stato già ripreso per il fatto che io faccio l'ingegnere e non posso fare quello, però quello è un meccanismo di difesa, è come a Trappattoni. Trappattoni, quando gioca a pallone deve vincere il campionato, se arriva secondo ha perso. Ecco, io quindi cercavo di difendermi dicendo che facevo l'ingegnere, per cui se sbagliavo le poesie, oggi scritti, dicevo qui fa l'ingegnere. Okay. Allora, io parlo d'amore. Io sono una persona perennemente innamorata, anche quando non fa l'amore. Sono innamorato della vita, quindi parlo dell'amore. E l'amore è un rischio. Amare è un rischio, perché i fabbricanti delle barche fanno le barche per andare in alto mare, non per stare attraccata al porto, perché fin quando la barca sta attraccata al porto non c'è rischio, ma la barca deve essere presa dai marinai, dai pescatori che devono andare a pescare. E in alto mare si può trovare maltempo, ci può essere il temporale, ci può essere il tempo buono. Quindi chi ama rischia, però l'amore è il motore della vita. Per cui io sono una persona innamorata, quindi sono una persona dinamica, sono una persona vitale. E ho parlato dell'amore, di un aspetto dell'amore. Di quale amore? Dell'amore rubato, dell'amore atteso al varco, dell'amore aspettato, dell'amore sofferto, dell'amore atteso sotto la pioggia, dell'amore finito ma che non è mai finito. Perché l'amore finisce ma poi non finisce mai. E quindi l'amore fa paura, a volte, forse fa paura sempre. Ma nell'amore ci sono feriti, che non sono come i feriti che vanno in guerra. Perché, dicevo, amare fa parte della vita e quindi si può rischiare anche di, diciamo, di... che il rapporto vada a finire male, ci sia solo uno che ama, mentre l'altra parte sta lontana da te e sta al buio e tu non riesci più a comunicare. In realtà tu stai amando e l'altra persona sta facendo altre cose. Però fondamentalmente solo chi amato può dire di avere vissuto. E poi parliamoci chiaro, qui si parla in 30 linee, che sono 31, perché una linea la dottoressa per problemi economici l'ha messa alla fine nell'ultima parte. Era una sta scherzando, perché l'editrice è una delle poche, a parte me, non sono editore ma con l'editing, a mettere il colophon. Che cos'è il colophon? È la parte tecnica di un libro dove si spiega che carta si è usata e poi come chicca l'autore introduce dei versi, anche un poco per smantellare questo peso del dell'elenco. Infatti un frammento. Però noi, io e Paolo, non l'abbiamo considerata, infatti abbiamo parlato di 30 poesie, ma non perché non valga, assolutamente. È un frammento che ha un'altra collocazione. Poiché noi questo frammento, probabilmente nella nostra ignoranza, la maggior parte, quelli come me, non capiranno che c'era quest'altra lirica. La lirica sta nell'ultima pagina, perché comunque è il libro. E io la leggo a modo mio. Nel cielo che annuncia tempesta fende un raggio di sole, il mio desiderio di averti. Io oggi voglio commentare, ti chiedo solo una cosa. In questa raccolta, e Paolo pure è rimasto colpito e ha citato un aggettivo che tu usi spesso, infatti anche nell'altra raccolta Rosa da Dio tu definisci l'amore attossicante. Che cosa vuoi dire con questo aggettivo? Beh, dopo un certo l'amore, quando ho detto prima, quando l'altra parte non c'è più, l'amore diventa quasi qualcosa di tossico. È un gioco di parole, attossicante amore, è la parte finale di una di queste lì che mi pare Via Dante, sotto il lampioncino. Leggila proprio. Qualcuno mi guarda, perché qualcuno dice questo è Maurizio, io so chi sta pensando. Però, vedete, io devo fare una piccola digressione su quello che dicevo. Qui c'è sempre un protagonista, ma a volte il protagonista è femmina, poiché io, diciamo, ho la predilezione per le donne, quindi è chiaro che quando parlo, voglio dire, il protagonista non sono sempre io. Quindi anche in questo caso potrei non essere io, ma non lo escludo.
Via Dante sotto il lampioncino, si chiama la lirica. Mi violenti con le tue parole e squarci i nostri silenzi, incompleti, ognuno per la propria via, una rosa senza stelo. E fa male far finta di non vederti, non cercarti, attossicanti amore. Dicevo prima che quando c'è stato un grande amore ci sarà una grande sofferenza. Voi avete visto qualcuno che ha amato tanto e poi soffre poco? Che amore ha avuto? C'è stato un grande amore per equilibrio, poiché io faccio anche l'ingegnere, a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. C'è stato un grande amore, ci sarà anche una grande sofferenza. Infatti scrivo in una lirica molto breve: penso a te, vestito della tua assenza, una canna al vento, inquieta. Ed è così che mi sono sentito, ed è probabilmente così che si sente il protagonista di cui io parlo. Questa volta, rispetto al libro precedente, io mi sono avvicinato molto di più all'animo grezzo, l'ho toccato proprio con un dito. E anzi, vi dico la verità, come ho letto anche su un testo della Merini, questa volta la ricettività che appartiene agli artisti, cioè il fatto che ci sono dei momenti in cui tu devi cogliere, ti devi fermare, mi ha fatto sì che io portassi in una borsa anche un libercolo piccolo dove appuntare delle cose, perché la ricettività mi ha fatto vista più volte al giorno di questi periodi e io dovevo scrivere, prendere appunti e fare queste cose. Perché questo? Perché pubblicarlo? Perché così io trasmetto, metto all'esterno la mia inquietudine, non diventa più una cosa mia, non è una cosa più fine a se stessa. L'inquietudine è come un vulcano che esplode e va all'esterno. D'altra parte tu dimostri di essere un vero poeta, proprio quello che hai detto, che può sembrare una maniacalità, ma vi assicuro che non è una battuta, è così. Noi poeti camminiamo sempre con qualche pezzicciolo di carta in tasca, una matita che dobbiamo, è vero, capita, ovviamente, certo, l'hai detto adesso, un'illuminazione, uno stimolo, e noi altrimenti lo perdiamo. Io addirittura sono arrivata al punto, la signora mo dirà questa è pazza, perché mi hanno lontano, che sul comodino, nella camera da letto, tengo un notes e una matita, perché può darsi che mi scelga. E qua, proprio non sono arrivato con un'immagine che non voglio perdere, e allora me la porto. Grazie di aver... E la stessa cosa faccio pure io, il che mi fa pensare che ho margini di miglioramento, perché Armando, non facciamo retorica, Armando è conosciuto, e oltre ad essere un critico in questa sede, è un grande poeta, un grande riferimento per noi giovani. Grazie. E io devo ringraziare Armando anche perché, voglio dire, in certi momenti ha saputo darmi quella parola che, come ho fatto prima poi con la Donatella, quella parola che mi serviva, perché io comunque... No, non è che te l'ho data, scusami se ti interrompo, cioè, perché questa è una cosa che dovevi capire a te. Io non è che dopo Donatella dà le parole, altrimenti un poeta non esiste più, però con quella parola un po' pomposa, la maieutica, noi troviamo la chiave giusta per portare l'autore a usare quello che già ha dentro di sé. Se non ci è arrivato prima, ci arriverà grazie al nostro aiuto. Maieutica significa, vero, arte di partorire, la levatrice. Allora noi come se fossimo le levatrici di parole, neologismi, eccetera. E a proposito di Maiento, la letteratura è un caso, queste coincidenze di teoria della letteratura latina, schiavo d'amore, o ci sono delle reminiscenze, anche in tutto ne sta sostanzialmente un caso, però qualcosa avendola letta ti rimane, ti resta. Quindi se dovessi fare la parte di dire preparato sulla materia, direi una grande fesseria. Però se ti vai a leggere le elegie di e di Properzio troverai proprio espressioni molto simili, in modo incredibile. Si vede che Tiburno si è incarnato in me, perché io credo nella reincarnazione si è incarnato in Maurizio Micanello. Tra l'altro, se ricordo male, aveva pochi capelli, quindi ha incarnato bene. Aspetta, ti interrompo sempre, sì. Ma quello che dice Paolo è fondamentale. Sì, sì, no, ma... sì. Allora, noi dovremmo tutti quanti tornare un poco a rileggerci i lirici greci, anche pigliando l'antologia palatina, dico bene? No, i lirici greci sono... L'antologia palatina comprende anche degli scrittori. Però sono importanti queste letture, perché tu riconoscerai... No, assolutamente, io sai che è successo? Che alcuni autori che tu hai letto si erano ispirati ad autori, a questi autori, cioè, e quindi tu anche inconsapevolmente
li citi perché sono diventati parte di te, cosa mi spieghi? Certo. No, tante cose che noi diciamo non siamo consapevoli che le abbiamo apprese da qualcuno, le abbiamo lette anche 10 anni fa e le riproponiamo. No, assolutamente, io diciamo più la mia lettura poetica è più su quelli attuali. Appunto. Perfetto, quindi da quelli attuali probabilmente loro avevano consapevolezza inconsapevole di quello che ecco, quindi indirettamente, voglio dire. Tornando a noi, così chiudiamo, comprate i libri perché qua stanno veramente questi. L'amore mi ha reso di nuovo adolescente a 40 anni, perché io ho 40 anni. Però, come diceva Merini, io sono uno di quegli scrittori, cioè di scrittori, uno di quei lirici che quando scrive ha bisogno di lamentarsi, infatti mi sono lamentato molto, e non a caso parlo di sofferenza, ed è quella che io chiamavo prima ricettività, è questa che mi fa essere ricettivo. Però vi posso garantire che l'amore può trasformare qualsiasi grande amarezza in felicità. Ci possono riuscire tutti, trasformare l'amarezza in felicità. Ecco, un ultimo, un accenno anche al tipo di lirica. Molto spesso io parlo della donna, anche se sostanzialmente in alcune liriche, tipo la lirica del male che mi fai, il protagonista è un maschio, ma in quel caso il protagonista è una donna. La mia donna è sempre una donna angelica, a volte diventa diabolica, poi angelica. Ecco, proprio per dirvi che questa fiamma divora. Trattasi cioè di una fiamma divorante. Poi per quanto riguarda invece il modo di scrittura, prima Armando diceva la lirica è semplice, il linguaggio è semplice, oggi la cosa più difficile è essere semplici. Effettivamente io consiglio di leggere questo libro, perché questo libro è adatto soprattutto a chi non legge poesia, perché c'è una forma di lirismo per niente ermetica, per niente chiusa, anzi molto semplice, adatto a portarlo probabilmente nell'autobus o a chi ha possibilità durante il viaggio nella metro, perché è di facile lettura. Un linguaggio, come disse il prefattore del primo libro, prefattore del primo libro, Luigi Tullio Capuano, disse un linguaggio quasi castigato. Io infatti direi che l'altra parte dei quadri che ci sono all'interno del libro è proprio in antitesi con questi. Rispetto alle raffigurazioni fatte con matita, il mio linguaggio è castigato da un altro, e poi dall'altra parte ci sono questi nudi di Massimo Maietta, del dottore Maietta. Quindi un libro di facile lettura, e vi consiglio che nel libro, più che capire l'amore, si riesce a sentire l'amore. E voglio chiudere con un'ultima lirica, che è questa, e che si chiama Eterna, perché poi alla fine quello che scriviamo può rimanere solo se passa da una persona a un'altra. Se so che una persona domani leggerà quella lirica, la lirica che io ho dedicato, che il protagonista dedica, rimarrà eterna. Questo è un modo per essere eterno. Fino alla fine dei giorni, fino a quando una donna si inebrierà della mia poesia, tu vivrai e nessuna burrasca ti porterà via, né soffrirà il sole d'agosto. Esisterai ancora come il sole e la luna, divenendo eterna come queste mie parole. Grazie, grazie a tutti.